uscito The Palace, il nuovissimo film di Roman Polanski. Allora, questa recensione sarà tutta senza spoiler, mi vedete ancora un po' con gli occhi di sonno perché sto facendo il video il giorno dopo, cioè nel senso ho visto il film ieri sera ma sono uscito talmente interdetto dalla sala, come non mi succedeva da tempo, che ho deciso di aspettare perché, insomma, dovevo un attimo capire. Dicevo, è difficile spoilerare perché in realtà il film non ha una vera e propria storia, non ha un vero e proprio sviluppo narrativo, è semplicemente una raccolta di scenette, una raccolta di situazioni che mirano chiaramente a prendere per il culo questo gruppo di ricconi, perché siamo di fronte chiaramente al solito microcosmo polanskiano, quindi un albergo in Svizzera alle porte degli anni 2000, quindi siamo al 31 dicembre 1999 e appunto è alle porte, sta per arrivare l'anno 2000, quello che si credeva essere l'anno di incombenti catastrofi, apocalisse e via dicendo, e quindi insomma ecco qui, è la festa di Capodanno di tutti questi ricconi, quindi ci sono i russi con l'ambasciatore che fanno delle macchiette per i soldi, infatti c'è anche una sorta di found footage inserito all'interno del film, nel senso che c'è la vera dichiarazione di Putin quando prese i poteri all'epoca e delle parole che suonano abbastanza ironiche viste oggi, sentite oggi. C'è poi il riccone di 97 anni accompagnato dalla ragazzina di 22, ci sono attori ormai finiti e deturpati dalla chirurgia plastica, insomma ci sono anche figure non nuove al cinema di Polanski, c'è Sidney Rome che insomma ha recitato con lui in Che, e adesso è anche a causa di un incidente in realtà, ma poi chirurgia plastica go go è inguardabile, ma come anche tanti altri, come lo stesso Mickey Rourke, insomma è pieno di queste figure, ma ci arriviamo. Quindi siamo di fronte, ripeto, al solito microcosmo con questi personaggi e il film mira a prendere per il culo questi ricconi, mira a prendersi il gioco di questi ricconi attraverso determinate situazioni, attraverso determinati espedienti che però strizzano l'occhio non poco al peggiore dei cinepanettoni. E questa è la cosa, perché la satira, cioè il film guarda Triangle of Sadness, per citarne uno recente, in modo molto lampante, però cioè mira a prendersi gioco di questi ricconi con il rutto, con la cacca. Quindi, perciò sono un po' interdetto. Perché poi per quanto riguarda la comicità siamo più o meno sui livelli di un cinepanettone. Cioè non fa ridere, è quella risata patetica. E mi viene in mente a questo, cioè ridi per il patetismo della cosa, non ridi per la battuta. Non so se mi sono spiegato. È una cosa strana, ma anche perché io non posso pensare che Polanski si sia rincoglionito nel giro di 4 anni. Cioè, io non posso pensare che quest'uomo 4 anni fa ha fatto L'ufficiale e la spia e adesso mi fa questo film. Devo per forza pensare che sia fatto di proposito. Cioè, questo film sembra un film girato e scritto da un personaggio. Da un personaggio del film. Cioè, capite? Perché poi anche la superficialità delle immagini, il fatto che delle immagini siano volutamente, secondo me, kitsch e poco profonde, per niente. Polanski ha sempre avuto una cura dell'immagine, una tecnica clamorosa. Quindi, e poi la sua comicità è stata sempre sferzante, mai patetica, ma sempre amara, come c'era magari in Cul-de-sac, o anche in Per favore non mordermi sul collo, che è una comicità diversa rispetto a Cul-de-sac, molto meno politica per certi punti di vista, però è una comicità che comunque fa ridere, è una comicità fatta di situazioni anche in quel caso. E perciò mi... Ripeto, uno che ha fatto L'ufficiale della spia 4 anni fa non può fare un film del genere, quindi devo per forza pensare che sia fatto volutamente in questo modo. Poi per carità ci sono anche delle scene carine, c'è una scena per esempio dove all'interno dell'albergo appunto è presente tra gli altri ospiti anche un chirurgo plastico, e c'è a un certo punto questo chirurgo plastico attorniato da tutte queste donne, sue creazioni in un certo senso, perché appunto è lui che ha rifatto parti del loro corpo eccetera eccetera, e sembra veramente un dottore, un mad doctor attorniato dai suoi Frankenstein in un certo senso, quindi quella scena è anche molto carina e viene detta una battuta, per carità, non molto insomma profonda, nel senso superficiale e anche banale, cioè nel senso le ha talmente modificate che neanche lui si rende conto più di chi è chi, non le riconosce più neanche lui. Quindi ecco, alcune cose carine ci sono, come anche però la cosa più bella del film secondo me è Luca Barbareschi, mi spiego meglio. Allora, Luca Barbareschi è il produttore di questo film e io devo pensare che Luca Barbareschi abbia detto a Polanski: io ti do i film, io ti do i soldi per fare il film, ma tu mi ci devi mettere dentro. Infatti compare anche poco, se vogliamo, Luca Barbareschi nel film e fa la parte di questo bongo, questo ex porno divo ormai in pensione forzata e quindi con insomma un pene spropositato eccetera eccetera. Cioè, capite bene anche degli argomenti, che veramente mancava solo se De Sica che faceva magia vecchia, zoccola, ma vattene, va. Ed era proprio cinepanettone. Comunque,
appena appare sullo schermo Luca Barbareschi, praticamente la seconda apparizione di Luca Barbareschi è il suo personaggio che ha subito un incidente. Succede fuori campo questo incidente, non ci viene fatto vedere, ma lui torna sanguinante. E da quel momento in poi gli verrà messo un cerotto sul naso. E nel film viene anche detto, un cerotto come quell'attore in quel film, qual è quel film, vabbè non mi ricordo. Jack Nicholson in Chinatown ovviamente. Però, in Chinatown è il Polanski all'apice della sua carriera, sicuro delle sue capacità tecniche, registiche, autoriali, e si prende la briga di ingaggiare un divo come Jack Nicholson e farlo recitare per tre quarti di film con un cerotto sul naso, e quindi dedivizzarlo in un certo senso. Qui invece lui prende Luca Barbareschi, che è il produttore del film, e quindi in un certo senso è un attore dovuto prendere per forza, cioè nel senso obbligato, una scelta obbligata, no? E, appunto, conscio del suo potere ormai perso, il suo potere autoriale, registico perso, a causa anche delle vicende, insomma, giudiziarie, poi non mi voglio dilungare su quel fatto lì, e quindi è costretto ad accettare questi compromessi per fare un film. E allora lui che fa? Allo stesso modo in cui in Chinatown prendeva Jack Nicholson e gli metteva il cerotto, qui prende Luca Barbareschi e gli mette il cerotto sul naso per coprirgli la faccia. Quindi sono anche un po' i sintomi dei tempi che cambiano, delle... insomma, non lo so, un'intuizione carina questa qui. Al di là di questo, però, io nel film fatico veramente... fatico a trovare in questo film qualcosa di buono, di veramente buono. Mi rendo conto che questa recensione poi sarà anche piena di silenzi, perché io veramente sono dubbioso, interdetto, non lo so, cioè nel senso... non voglio spoilerarvi troppo di scene, anzi facciamo una cosa, siccome devo dire un paio di cose, facciamo che... andate a vedere il film perché è Polanski e quindi va visto sempre e comunque. E noi passiamo adesso alla piccolissima parte spoiler. Do un po' di tempo per uscire. 3, 2, 1. Ditemi cosa c'è di più cinepanettoniano della ragazza Magnolia di 22 anni attaccata al cazzo del riccone di 97 che con rigor mortis non si riesce a staccare più perché lui muore nell'atto con quella faccia lì. Cosa c'è di più cinepanettoniano di quella situazione, di lui sulla carrozzina che sta così? E quella è proprio Boldi e De Sica, ma palese. Perciò, ma poi la cacca del cane sul lenzuolo che portano... Lui che esamina le feci, insomma... veramente, ripeto, mancava solo Boldi che facesse... a me la ciula, a me la ciula. Mancava veramente solo quello, quindi... non lo so, sono interdetto. E l'inquadratura finale... mi induce ancora di più a pensare che sia tutto fatto apposta. Perché il cane che si scopa il pinguino è proprio l'atto che concepisce questo film. Cioè, è come se questo film sia il figlio dell'atto sessuale tra un cane e un pinguino. Non lo so perché mi trovo a pensare questo, perché veramente dubito che Polanski abbia potuto fare questo film consapevolmente. Cioè, inconsapevolmente. L'ha fatto per forza con cognizione di causa. Anche perché, se non mi sbaglio, insieme a lui e la sceneggiatura c'è il regista di Io... che è anche quello grandissimo. Quindi non lo so, veramente. Anche perché l'inquadratura finale mira a lasciarti... che cazzo ho visto, che merdata ho visto. Quindi veramente non lo so. Fatemi sapere voi qui sotto cosa ne pensate nei commenti, perché Polanski è Polanski. Quindi, boh, non lo so. Fatemi sapere, mettete like al video se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima.